Manche numero 2 per la KZ1, motori che si scaldano, giri che iniziano a salire, semafori che si accendono, si parte Coco, non si fa fregare, parte un po' meno bene, Torsellini alle sue spalle, arriva largo Drezen che viene infilato da tre carte, dicasi anche Iglesias, Coco stesso e non mi ricordo chi altri poteva esserci là all'esterno, che adesso lotta per la seconda posizione, vedremo poi quando arriveranno più vicini chi sono i protagonisti, penso un CRG, penso Tonon, chi può dirlo, vanno via lontano di nuovo su in alto per il tornante che poi porta giù per il rettilineo del paddock, arrivano giù in picchiata, tentativi di sorpasso. No nelle prime tre posizioni, attenzione con Drezen che si deve coprire le spalle da chi lo segue. Dicevamo quindi in primissima posizione Coco Kozlinski, Puac era appunto l'uomo che andava a dare fastidio a Drezen, bravissimo Simo Puac, poi Iglesias davanti a lui, Tonon, guarda che bella gara questa, guarda che garone che viene fuori, Coco Kozlinski, PCR, TM, l'uomo da battere fino a questo momento, dallo scorso round almeno per quanto riguarda la WSK Master Series, è lui l'uomo da battere. Vediamo il cronometro cosa dice. Tonon in seconda posizione, mentre chi c'è davanti a me? Non dirmelo, no, tranquilli, Van der Raad, voglio dire Van der Raad, passa sotto sul traguardo Van der Raad, mi sono spaventato, non perché non mi interessa Van der Raad, quanto più che altro perché ero impressionato, ero impaurito, attapirato, perché avevo paura fosse successo qualcosa a Simo Puac, che viene superato in questo momento da Rick Drezen, passa in quarta posizione il pilota belga alle spalle del connazionale Jonathan Tonon, in terza posizione si è risvegliato il leone, si è risvegliato il cannibale, ancora fame il cannibale in terza piazza, davanti a lui Jeremy Iglesias, grande per Intrepid Driver Program, lo abbiamo visto settimana scorsa in pista con Jorge Lorenzo e Jaime Alguersuari che forse correrà proprio qualche gara da WSK con Intrepid Driver Program, seconda posizione per lui, Coco Kozlinski, vola via Coco in prima posizione, PCR, TM, lì davanti a tutti, inossidabile, irraggiungibile, ha veramente qualcosina in più il pilota francese, Coco lì davanti a tutti, poi un altro francese, Jeremia Iglesias per gli amici, a seguire Jonathan Tonon, l'altro belga Rick Drezen, questa è la classifica al top, ma con Coco veramente che se ne sta volando con un altro biglietto aereo. Io una domanda, tu che vedi dal monitor dei tempi, Ardigò come sta girando? Perché mi sembra che sia in recupero. Settima posizione per Ardigò, ricordiamo, ricominciava dal fondo in Manche 1 perché era andato per campi, almeno ci è sembrato di vedere, anzi abbiamo quasi la certezza, era andato per campi, ha rimontato e adesso in settima posizione si sta riagganciando al trenino dei primi, quindi non è secondo perché c'è Iglesias, terzo Tonon, quarto Drezen, quinto Bas Lammers, arriva Giugas, testa bassa, dentro a Rick Drezen a guadagnare un'altra posizione, poi c'è Simo Puac più distante e poi Marco Ardigò che sta cercando di riagganciarsi al treno dei primi, ce la fa, secondo me ce la fa, vediamo come gira, te lo dico subito, gira in 1.38 contro l'1.41 di Coco Kozlinski nell'ultimo giro, quindi molto bene, ma il miglior giro lo fa Paolo De Conto in nona posizione dopo a Joy Hansen che è in ottava piazza, quindi tra Ardigò e Paolo De Conto in grande recupero con il Bira, il BMB motorizzato, BMB la costola motoristica della Bira appunto, però passata attraverso le mani di Savard, di Tech Sav. Paolo De Conto anche lui in rimonta, non occupa in questo momento la posizione che gli spetta, c'è un pilota che sta per essere investigato, forse addirittura è già stato penalizzato, vediamo se riusciamo a scrutare, under investigation il numero 119, fammi vedere chi è il 119, nulla di grave, prime posizioni, voglio dire di no, è Dalè, mi spiace per l'italiano,
però oggettivamente non è uno da top della classifica. Coco Kozlinski fa paura, mentre Drebrabander passa intanto Marco Artigò di traverso, neanche Sebastian Loeb, neanche Loeb passa così gli avversari, anche perché in una gara di rally non si passano gli avversari. Non so, non l'ho visto. Ma tu devi capire cosa sei inventato. Marco Artigò in spazzolata all'interno di Simo Puacca, mentre l'altro PCR è irraggiungibile là davanti, seconda posizione ora per Jonathan Tonon, che si è sgrassato via Jeremy Iglesias. Arriva anche Lammers per il duello tra cugini, Praga Intrepid. Arriva Lammers giù a modo suo, butta dentro il muso e passa, perché non chiede permesso Lammers quando entra in casa di Iglesias, non si mette le pattine, anzi entra con i piedi sporchi di terra, inzacchera tutto, ma chi se ne frega, perché tanto quello che interessa a lui è il terzo gradino virtuale del podio di questa Manche 2 della KZ1. Quindi Coco Kozlinski, Tonon e Lammers, poi Iglesias, a seguire Drezen e Artigò, intarellato come pochi. Debramander lo vediamo in nona, ottava posizione con 1-3-6-0-2. Il best lap della gara è suo in questo momento, mentre Debrabander sta perdendo posizioni, però sta perdendo posizioni, finisce largo addirittura, urtato da qualcuno, non ho visto chi. Situazione difficilissima per Debrabander, che evidentemente ha qualche problema e viene sportellato un po' da tutti. Cerca di chiudere la porta ma inutilmente, passa anche Fore, no, ma che, sì è passato Fore, è passato anche Cesetti, è passato anche Dalè. Purtroppo per Debrabander, che ha un problema chiaramente. Che gara per Kozlinski, che gara per Coco Kozlinski, roba da mandare in analisi tutti. Gira ancora in 3-6 Kozlinski, mentre Federer fa 3-4, partiva dal fondissimo Federer, vediamo dove lo ritroviamo. Federer 17esimo, ma con il miglior giro della gara. Kozlinski veramente allucinante con questa gara, questa seconda manche, quando mancano ormai due giri circa alla fine della gara. Kozlinski, diciamo, impressionante, ha fatto il vuoto dietro sé, cerca di reggere il passo solo il buon Jonathan Tonon. Lammers è riuscito a scavalcare, appunto, dicevamo, il cuginetto Jeremy Iglesias, che è seguito da Drezen, che ci crede ancora in quella quarta posizione, adesso in quinta, ma pensa, crede, è convinto di poter andare a prendersi una piazza là davanti. Intanto 10 secondi al povero Dalè, che quindi viene penalizzato, può essere stato investigato. 10 secondi per lui, indietreggerà non poco in classifica. Cesetti, non male questa 14esima posizione di Cesetti, abbiamo visto in difficoltà il pilota italiano, visto che sta portando avanti uno sviluppo di un prodotto nuovo, il motore Parilla, o comunque un motore che ha bisogno chiaramente ancora di numerosi sviluppi. Per quanto riguarda la KZ, ricordiamo, è il Yame Parilla, sono i campioni del mondo per quanto riguarda la categoria KF ormai da 2 anni, ma nella KZ sono affacciati solo nell'ultima omologa e di conseguenza stanno lavorando ancora molto sul materiale, lo fanno in comune accordo, a braccetto, manina a manina con il gruppo Comer Top Kart. Ed è evidente che porto sfiga, perché Cesetti, nel mentre che parlavo di lui, si ritira. Molto bene Janek, io direi di non citare più nessuno in questa telecronaca, perché di chi parli alla fine? Nomina me fisso. Ronnie Ghezzi ha detto che Muccioli picchia la gente. E anche Don Mazzi fa qualcosa di brutto, l'ha detto prima, l'ho sentito. Il Papa lo lasciamo stare, mentre Bas Lammers inizia a chiudere le porte, i portoni, i pertugi, gli sportelli, cerca di far di tutto per non farsi passare da Iglesias. Forse è iniziato un po' presto a chiudere la porta, vediamo se tra fratellini invece Artigò e Drezen succederà qualcosa. Nulla da fare, Coco Kozlinski passa sul traguardo per primo davanti a Tonon. Lammers, Iglesias, Drezen, Artigò e Puacca. Grande gara, grande gara.
Grande gara anche per Pex, che partiva dal fondo, lo ricordiamo, dopo il ritiro nella manche precedente quando era in testa non l'avevo neanche guardato. Grande Pex Jorrit Jan Pix Pex, non lo so come si chiama, Jorrit Pex, grande Jorrit Pex, grande recupero fino alla, lasciami dire, ottava posizione. Poi Torsellini, ah, e che Ben Hanley, che bello vedere Ben Hanley.